Ciao a tutti sopravvissuti e bentornati sul canale. Oggi breve video per parlarvi di quello che è l'aggiornamento, il secondo aggiornamento che è arrivato su Sons of the Forest. Con cadenza regolare arriveranno i video ovviamente riguardanti questo argomento qua e di conseguenza anche gli aggiornamenti. Il prossimo aggiornamento sul titolo sarà tra 14 giorni, quindi tra 2 settimane. Per quanto riguarda questo secondo patch correttiva, questo secondo grande aggiornamento, diciamo che più che altro hanno sistemato ulteriori bug, fissato un po' di cose, hanno nuovamente dato una smucinata, una rimescolata al loot e aggiunto un paio di cosette interessanti che andiamo subito a vedere insieme. Una delle aggiunte più interessanti sicuramente di questo nuovo aggiornamento, di questo secondo aggiornamento, è l'aggiunta di una nuova caverna. Non credo sia fondamentale, nel senso le caverne quelle principali c'erano già fondamentalmente, però hanno spostato un pochino di loot, quindi qualcosina sicuramente la troveremo anche all'interno di questa nuova grotta. Hanno ampliato e un po' modificato quelle che erano le grotte già esistenti. La Golden Armor, l'armatura d'oro, non si trova più nel bunker come era in precedenza, buttata su un divano, ma dovrebbe trovarsi addosso a un cadavere, a uno scheletro bruciato all'interno di insomma un'altra grotta, un altro bunker. Quindi quella l'hanno spostata, così come hanno spostato il carrello che serve per aggiungere la torcia o il puntatore laser al fucile a pompa. Hanno aggiunto un ulteriore boss all'interno della grotta finale, della grotta infernale, boss che però devo essere un po' insomma sincero, è un demone come quelli che già ci sono, ma un po' più grosso. Paraculi, potevano fare qualcosina di più, però comunque hanno aggiunto un boss all'interno della caverna. Hanno modificato quella che è la resistenza della Golden Armor proprio ai demoni, che prima era del 90%, mentre adesso assorbe solo il 70% dei danni, comunque un assorbimento considerevole del danno ricevuto. Hanno bilanciato diverse cose, come ad esempio il consumo di cibo, che adesso ripristina in maniera un pochino più realistica quella che è la sazietà del nostro protagonista. Hanno modificato il comportamento di scoiattoli e conigli, che fondamentalmente erano un po' troppo semplici da raggiungere anche. Cioè, potevamo letteralmente corrergli dietro e raggiungerli senza troppa fatica. Adesso tenteranno di essere un po' più schivi e di eludere un po' di più il nostro movimento e di correre più velocemente e soprattutto di partire molto molto prima. Probabilmente a breve faranno lo stesso anche per quanto riguarda i cervi, che per quanto ci sentono arrivare da relativamente lontano, comunque restano un po' troppo fissi ad attendere che li inforchiamo per mangiarceli. Hanno modificato il tempo di combustione dei fuochi da campo, quindi bruciano per molto più tempo. La legna stessa adesso bruciando si sbriciolerà, ma sarà possibile andare a aggiungere la legna al falò già esistente senza dover ogni volta ricreare da zero. Quindi è giusto una comodità in più. Hanno aumentato la capacità di combustibile, o meglio, la durata del combustibile dato da foglie e monete circa di 10 volte, perché in effetti quando andavamo a buttare foglie o dollari, banconote sul fuoco, non è che questo boost di carburante durasse chissà quanto, invece adesso dovrebbe essere più duraturo e quindi giustificare eventualmente un utilizzo di dollari e foglie appunto per avere un fuoco un po' più longevo, ecco, per farlo bruciare per un pochino di più. E hanno fatto in modo che la torcia automaticamente prenda dall'inventario le batterie, affinché non dobbiamo essere noi ogni volta che si sta scaricando a rimettere le batterie nell'inventario. Poco male, poteva essere un qualcosa di che aggiungeva un po' di realismo, però sicuramente, soprattutto nei momenti un po' più concitati della lotta nelle caverne, insomma, se la torcia si ricarica da sola, non è che ci fa schifo, quindi va bene così. Hanno aggiunto un'altra tipologia di capanne che possiamo trovare nei villaggi degli indigeni, una capanna a 2 piani, e hanno aggiunto dei cultisti morti che possiamo trovare in giro per la mappa. Interessante perché potrebbe andare ad aggiungere qualcosina alla storia. Storia che tra l'altro anche qua è stata un pochino modificata, hanno aggiunto qualcosa, ma non voglio ovviamente andare troppo nel dettaglio su questo per non fare spoiler eventuali. Queste sono cose che dovete
andare a ricercare voi stessi, ragazzi. Infine, hanno reso più graduale la transizione tra una stagione e l'altra, che prima avveniva durante il sonno, improvvisamente ti svegliavi e passavi dalla foresta tutta bella verdeggiante all'inverno pieno. Invece adesso è graduale e non accade solamente mentre dormiamo, ma possiamo anche durante una giornata vedere che piano piano inizia a cadere la neve fino a coprire totalmente la mappa. Quindi anche questo buono, bello, mi è piaciuto perché dà quell'immersività in più, visto che in questo modo possiamo avere una sensazione un po' più realistica dell'effettivo cambio e passaggio delle stagioni. Per quanto riguarda valigie, borse e scatole, invece, quelle adesso, una volta rotte, rimarranno tali. Quindi, se prima potevamo andare ad aprire scatole, scatolette, casse, valigie, eccetera, eccetera, e al rientro dalla nostra partita, se carichiamo o morendo o quello che sia, tornando le ritroviamo nuovamente intatte, adesso sembrerebbe che questa cosa sia stata fissata, modificata, corretta, e quindi se apriamo una valigia, al nostro secondo passaggio nella stessa zona, quella valigia sarà come l'abbiamo lasciata, quindi aperta o rotta e sicuramente senza loot, perché insomma il bug del rientro e c'ho il loot infinito, sì, può essere divertente all'inizio, però spezza completamente l'immersione del gioco, che visto che attualmente ancora, salvo gli indigeni e i demoni, non è particolarmente difficile, ragazzi, così sono buoni tutti. Questi fondamentalmente sono quelle che sono state le modifiche, gli aggiornamenti che hanno fatto sul gioco. Poi ovviamente c'è una valanga di fix su bug minori e piccoli glitch, ma lì piccoli parametri aggiustati, cose di musica, sonoro, diffusione della luce, eccetera eccetera, ma lì dovremmo entrare estremamente nel dettaglio, signori. Sinceramente non ho neanche le competenze per andare a parlare troppo di quelle cose, che sono cose molto molto più che riguardano il lato tecnico del gioco, ma comunque, ripeto, sulla pagina di Steam trovate tutte quante le patch notes e trovate tutte le modifiche, le aggiunte, le migliorie, i cambiamenti che hanno fatto nel gioco. Ragazzi, spero che questa tipologia di video vi possa essere in qualche modo comunque d'aiuto, possa essere interessante per chi ovviamente è curioso di scoprire quali sono, vuole sapere quali sono effettivamente le modifiche che hanno fatto al gioco. Vi ricordo che questi video usciranno a cadenza periodica, che seguirà ovviamente gli aggiornamenti di Sons of the Forest, quindi aspettatevi un altro video come questo tra almeno 2 settimane, appunto con l'arrivo del terzo grande aggiornamento. Chissà che cosa andranno ad aggiungere. Io mi auguro che non duri troppo tempo questo periodo di aggiornamenti del gioco, e che quanto prima possiamo avere il gioco, non dico in versione finita, rilascio ufficiale, ma con la storia tutta quanta completa, che attualmente è colabrodo, e con delle meccaniche, specialmente per quanto riguarda la sopravvivenza, un po' più convincenti e un po' più realistiche. Detto questo, ragazzuoli, io vi aspetto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.